Questa lettera e ha chiesto espressamente che venga letta durante questa manifestazione di solidarietà per lui e per tutti i magistrati che sono sotto minaccia della mafia giù a Palermo. Lettera aperta. Quando ho appreso che tanti cittadini da ogni parte d'Italia stavano organizzando le manifestazioni di oggi, mi sono sinceramente commosso e ho immediatamente provato profondo sentimento di riconoscenza e gratitudine nei confronti di tutti voi. Per me e per i miei familiari, il vostro sostegno e la vostra solidarietà sono di grande conforto e rappresentano una splendida iniezione di forza ed entusiasmo in un momento difficile. Non solo per la fiducia e la stima che dimostrate di nutrire nei confronti del mio lavoro, ma ancor di più perché la vostra passione civile, la sete di verità e giustizia, la voglia di non cedere all'indifferenza, rappresentano il punto di riferimento più autentico per ogni cittadino che, nutrendosi nei valori della Costituzione, non si rassegna a vederne quotidianamente calpestati i sacri valori di libertà, democrazia e uguaglianza di tutti davanti alla legge. Per l'affermazione e l'applicazione concreta dei valori costituzionali contagerà la parte sana del nostro Paese e prevarrà sui tanti che purtroppo hanno dimenticato che l'esercizio di un ruolo politico, pubblico, istituzionale, quale esso sia, deve innanzitutto ispirarsi alla logica del servizio nei confronti del cittadino, specie del più debole e del più povero. Vi ringrazio perché la vostra solidarietà e la vostra sacrosanta aspirazione alla giustizia sono e saranno più forti e per me più importanti dei tanti ed assordanti silenzi istituzionali. Vi ringrazio perché la tensione morale e l'attenzione con la quale seguite il nostro lavoro ci ricordano l'essenza più autentica ed entusiasmante del nostro impegno di magistrati. La ricerca della verità, l'affermazione del diritto come servizio alla collettività, garanzia di uguaglianza ed unica strada per arrivare alla vera libertà. Porterò sempre in me il significato profondo della vostra solidarietà. Ciò che avete fatto oggi mi rende sempre più convinto ed orgoglioso di continuare a servire il mio Paese, cercando di indossare con dignità la stessa toga di chi ha sacrificato perfino la sua vita per amore della giustizia. Palermo, 29 luglio 2013. Nino Di Matteo.